Quindi sono stati organizzati questi eventi dando la priorità ovviamente ai bambini e al settore mini basket. L'evento, appunto, che è appena finito, apre con questa prima tappa ischitana proprio quello che è il trofeo del centenario, quindi l'evento riservato al settore mini basket, voluto fortemente da Maurizio Cremonini, che è il referente tecnico nazionale del settore mini basket della FIP, e allargato ovviamente a tutti i comitati regionali e a tutti gli istruttori. Quindi grandissimo coinvolgimento, grandissima organizzazione, e questo fine settimana è proprio il fine settimana in cui in tutta Italia, in ogni provincia d'Italia, si sta svolgendo appunto questo trofeo, che in realtà è un torneo, sono partite che i bambini che partecipanti stanno svolgendo. Qui a Ischia appunto è appena terminato il nostro torneo, e devo dire, c'è ancora tanta emozione per me, ma credo per tutti quelli che hanno appena terminato, diciamo, di vivere questo evento. Ischia rappresenta appunto la tappa scelta dal comitato regionale proprio per la provincia di Napoli. C'è tanta tradizione di basket, di mini basket, tanti istruttori e centri coinvolti che hanno risposto subito a questa proposta e, come al solito, in maniera egregia. I bambini sono stati radunati, raggruppati in quattro squadre. Le quattro squadre hanno dei nomi speciali, dei nomi particolari che nulla è stato lasciato al caso. I quattro nomi sono per noi valori fondamentali da cui ripartire, valori che il mini basket può dare, deve dare ed è pronto a dare ai bambini: rispetto, inclusione, condivisione e altruismo. Questi i nomi delle squadre, questi valori che noi proviamo ogni giorno quando andiamo in palestra con i nostri bambini a trasmettere. Tra l'altro, il torneo è finito con tre squadre a pari punti al primo posto e una quarta squadra che per pochi punti non ha raggiunto il primo posto, per cui c'è stata una grande voglia di giocare, di confrontarsi, anche di vincere, perché quell'agonismo sano è fondamentale, perché ci dà tanti stimoli appunto ad andare avanti, a metterci in gioco. Io ringrazio l'organizzazione appunto della cestistica Ischia, in particolare Anita Agnese, che oltre ad essere la mia collega è anche una cara amica. Sono stata contentissima di poter condividere con tutti questo momento di ripresa. Noi istruttori in questo periodo abbiamo cercato di non fermarci, di continuare, e abbiamo approfittato per fare corsi di aggiornamento, momenti di confronto, momenti in cui sono venute fuori un po' tutte quelle che potevano essere le problematiche quotidiane che abbiamo in palestra quando siamo con i nostri bambini, o situazioni nuove dovute appunto alla pandemia, come poterle affrontare. Ora sembra imminente, ovviamente sempre rispettando quelli che sono i protocolli nazionali, la nostra ripresa, ma siamo pronti, e una manifestazione come quella di oggi sicuramente ci dà tanti stimoli più, perché sentire che i bambini hanno voglia di riprendere, questo lo sapevamo, ma viverlo insieme a loro, il gioco, la partita, l'emozione della partita, della sconfitta, della vittoria, e avere l'applauso dai genitori che ci hanno ringraziato e ci chiedono di far ripartire il tutto, proprio perché hanno ancora di più l'idea di quanto è importante lo sport per i loro figli, sicuramente ci dà tanti stimoli per ripartire e per ricominciare. Quindi ringraziamento mio a tutti i bambini, alle famiglie, agli istruttori e a tutto quello che è il movimento cestistico ischitano, e andiamo avanti sempre, sempre così.